Ciao a tutti belli e brutti, benvenuti nel mio canale. È da un po' che non vi faccio il video sui preferiti e quindi oggi vi farò il video sui preferiti del periodo. Tutti i prodotti preferiti di questo periodo, quindi prodotti e tutto il resto, tutto fittato in questo video. È una tipologia che vi voglio fare tutti i mesi se riesco, ma spesso arranco e quindi non ce la faccio. Ma iniziamo subito con i miei preferiti di questo ultimo periodo. Vi farò vedere dei prodottini un po' random. Ma la prima cosa di cui vi voglio parlare è questa crema che sto amando e sto adorando. Ovviamente quando si parla di creme, di sieri, di contorno occhi sul mio canale prevalentemente vedete cose bio, quindi parliamo di Hydra Day Cream di World of Beauty, che è una crema con un ottimo inci, e ve ne parlo assolutamente. L'ho utilizzata tantissimo nell'ultimo periodo. L'unica cosa che non mi piace di questa crema è il pack. Io preferisco le creme con erogatore, ma per tutto il resto è la mia preferita. A parte che ha un profumo spaziale e mega galattico e stupendermo, ma è veramente una crema molto molto corposa, molto ricca, adatta a tutti i tipi di pelle, può essere messa sia di giorno che di sera, illumina il viso, lo rende nutrito, soprattutto nei cambi di stagione. Io noto che la mia pelle va sotto stress e l'ho iniziata ad utilizzare proprio verso fine settembre. Ora siamo a novembre inoltrato e quindi sono circa un mese e mezzo che la sto utilizzando. La utilizzo soprattutto di giorno. Io di solito tendo a dividere i prodotti che utilizzo di giorno e i prodotti che utilizzo di sera, e mi sta piacendo veramente veramente un sacco. Mi rende l'incarnato più luminoso, più rimpolpato. All'interno ha tantissime vitamine, crema senza parabeni, senza paraffina, senza PEG, quindi ha un ottimo inci, formulata abbastanza bene. Sapete, come vi dicevo prima, anche se non utilizzo prodotti bio, ma tendo ad utilizzare comunque prodotti che hanno comunque un buon inci. È una crema che comunque all'interno ha degli oli, delle vitamine che tendono sia a nutrire sia a rendere la nostra pelle elastica che luminosa. Il prezzo non è proprio bassissimo, però secondo me è una crema che, se cercate, ecco, qualcosa di più strong, soprattutto se avete una pelle che ha bisogno di dei prodotti anti-age, dei prodotti ristrutturanti per la vostra pelle, degli intensificatori, se vedete che la vostra pelle è più spenta. Io lo noto proprio nei cambi di temperatura tra l'estate e l'inverno e la primavera, tra l'autunno e l'inverno, tra l'estate e l'autunno, noto proprio che la mia pelle necessita di una botta di vita, e posso dire che questa crema mi ha dato proprio veramente una gran mano. Ma non solo questa crema, perché chi mi ha dato veramente una botta di vita è questo olio magico di Anthos, questo olio magico che contiene squalene, olio di argan, vita rossa e vitamina E, un olietto di Anthos che trovate veramente a prezzi bassi. Ma ve lo super consiglio, io lo metto di sera, mi strucco, vado a struccarmi, io ve li sto facendo vedere random, non è che vi sto facendo vedere dei prodotti insomma in una linea, quello che trovo prima quello prendo. Dopo che mi sono andata a struccare, ho deterso il mio viso, con la pelle umida e con le mani umide vado ad applicare questo olietto di Anthos, The Magic Oil, che è meraviglioso ragazzi. Io, anche se mi sono resa conto che mi va anche a diminuire le discromie, io la mattina dopo mi vedo la pelle con meno macchie sul viso. Io prevalentemente per l'80% utilizzo anche fondotinta non siliconici, ma mi capita di utilizzare anche fondotinta siliconici, magari se ho qualche cosa di importante, magari il sabato e la domenica, se voglio un fondotinta più performante rispetto al solito, vado ad utilizzare dei fondi siliconici. Che cosa succede? I fondi siliconici mi creano macchie sul viso, irritazioni e cose varie. Ma appena metto il Magic Oil, proprio olio magico,
noto che la mattina quelle discromiglie, quei rossori sono veramente svaniti. È proprio una coccola. Io lo vado a stendere sul viso delle, perché col contagocce, eccolo qui, si presenta con il contagocce. Io ne metto 4, 5, 6 gocce sul palmo della mano, con le mani ben umide e il viso ben umido, e lo stendo dappertutto, contorno occhi, contorno labbra, viso, collo. Faccio proprio un massaggio rigenerante, e vi posso dire che quest'olio è una manna dal cielo, veramente una manna dal cielo. Vi vedete la pelle più luminosa, più nutrita, più rimpolpata. Anche saranno le vitamine, sarà lo squalene, sarà l'olio di argan, sarà quello che volete, ma veramente fa un effetto anche anti-age. E vi dicevo che anche le discromie, o se avete dei rossori, va anche a lenirli, anche se poi non è un olio lenitivo, proprio come promette, un effetto rivitalizzato e luminoso alla pelle. Si stende benissimo, si assorbe, non è che voi la mattina vi sentite il viso unto, assolutamente, ma ve lo sentite più vitale, assolutamente dà una botta di vitalità. Quindi io lo utilizzo di sera, ne metto anche una quantità generosa, e vi posso dire che la mattina non mi trovo il viso unto, lo assorbe bene ed è perfetto. Ma anche se avete una pelle grassa, perché poi parliamo di poche gocce che vanno a fare questo effetto rigenerante e vitalizzante, proprio vi sentite la pelle più vitale e luminosa. Ando anche questo contorno occhi, questo contorno occhi di Dr. Organic al cocco. A differenza di quello che avevo utilizzato alla bava di lumaca, che non mi era piaciuto affatto, questo al cocco devo dire che mi sta piacendo. Ha un ottimo, è abbastanza nutriente, mi va comunque a nutrire ed idratare il contorno occhi, e me lo va anche un po' a levigare. Noto che anche se ho delle occhiaie importanti, quando vado a fare un bel massaggio, ovviamente in modo molto delicato, perché parliamo del contorno occhi con il contorno occhi di Dr. Organic al cocco, vedo anche la pelle un po' più distesa, nutrita. I contorno occhi miracoli non li fanno, ragazze. Per i miracoli, per tendere la pelle, c'è bisogno del lifting, c'è bisogno della chirurgia estetica. Quando parliamo di creme, di contorno occhi, di sieri, di oli, parliamo di palliativi, ma non parliamo di prodotti miracolosi mai. Quando vedete persone che vi dicono: la mia pelle è rinata completamente, mi ha liftato, mi ha tirato, mi ha... Raga, è la chirurgia, cioè non ci prendiamo per i fondelli. Però vi posso dire che se avete rughe d'espressione, ma soprattutto vi posso dire che tende a non farvi venire, che è la cosa importante, a non farvi venire altre rughe, perché poi se non riusciamo a togliere quelle che abbiamo, almeno cerchiamo di prevenire e di non farcene venire altre. Io vi dico sempre che i prodotti anti-age, contorno occhi, non vanno utilizzati quando le rughe ce le abbiamo già, ma bisogna prevenirle. Per prevenire, iniziate ad utilizzare i prodotti anti-age già a 25 anni, 24, 23, utilizzate i prodotti anti-age, prevenire è meglio che curare, ma dopo i 30 sono indispensabili, veramente sono indispensabili. O usate i prodotti anti-age o usate i prodotti anti-age. E quindi è un contorno occhi idratante. Questo ovviamente Dr. Organic, Anthos, sono dei prodotti certificati, sono dei prodotti bio che trovate nelle bioprofumerie o online in alcuni e-commerce tipo Ecoverde, vi cito il più famoso, ma ce ne sono tantissimi. Quindi sono dei prodotti naturali. Voi sapete che sul mio canale, come vi dico sempre, per l'80% vi parlo di prodotti bio o naturali, quando si parla di prodotti viso, capelli o corpo, insomma, poi cerco di utilizzare quello che mi va. Poi vi voglio parlare di questo struccante occhi di Pura Vita. Struccante occhi bifasico meraviglioso. È l'unico struccante occhi bifasico che amo, perché molti tendono ad essere oleosi, tendono ad essere pesanti. Nonostante uno struccante occhi, io vi dico che mi strucco tutto il viso, sono sincera come sempre.
leva il make up dagli occhi in un nanosecondo. Voi lo vedete, io metto eyeliner, metto ombretto, metto mascara, quindi non è che ci vado giù leggera, ma riesce veramente a togliermelo in un nanosecondo. Mi piace un sacco, e la cosa veramente che adoro più di tutti è il fatto che non mi unge, non mi appesantisce. Molti struccanti bifasici tendono ad appannarmi gli occhi, tendono a farmi sentire la pesantezza, perché il bifasico di solito contiene degli oli. Vi posso dire che questo è uno dei, l'unico bifasico che non mi crea questa sensazione di appannamento, non mi crea la sensazione di appesantezza, né la sensazione di oleosità sul viso, perché sì che strucco gli occhi, ma vado ad utilizzarlo anche su tutto il viso. Mi piace un sacco, è da 150 ml, non è economico, ma ve lo straconsiglio. Viene olio di avocado, olio di mandorle dolci, ribes, vari estratti, quindi veramente avena, camomilla, quindi va anche ad essere lenitivo. E adoro questo struccante bifasico di Pura Vita Bio. Poi vi voglio parlare di uno shampoo e di un balsamo, che sono i miei preferiti del periodo. Il mio preferito in assoluto è questo shampoo anti-pollution, anti-inquinamento, shampoo micellare detox per tutti i tipi di capelli, con estratto di moringa di Yves Rocher, che trovate nei nuovi pack, perché hanno cambiato un po' i pack degli shampoo, ma vi posso dire che io lo adoro. Fa tanta schiuma, mi lava bene i capelli, non mi crea nodi ai capelli, non me li appesantisce, e mi piace, veramente mi piace. Fa tanta schiuma, ha un ottimo inci, non è uno shampoo bio, ma è uno shampoo con buon inci, che trovate nei negozi Yves Rocher all'incirca verso i 4-5 euro, ma io spesso lo prendo in offerta intorno ai 3,50-4 euro. È da quanti ml? È da 300 ml. Io ci faccio magari un paio di sciampate, non ne serve tantissimo, non serve tanto prodotto, fa veramente tanta schiuma, lava bene i capelli, non me li secca, cosa molto importante, che non mi fa seccare i capelli, e secondo me è adatto per tutti i tipi di capelli, grassi, secchi, fini, spessi. Quindi se non avete mai provato questo shampoo anti-pollution, quindi micellare, detossinante, sapete, no, che magari nell'ambiente tra lo smog e varie cose anche i nostri capelli ne risentono, con estratti di moringa all'interno, quindi che tende a dare anche a fortificare il nostro capello e a renderlo luminoso. Ve lo consiglio. Poi anche un ottimo costo, di facile reperibilità. Se non avete negozi fisici di brochure, potete anche riferirvi alle so che viene fatta anche una specie di, come Avon per intenderci, adesso non mi viene il termine, ma sono ovviamente di facile reperibilità, quindi super consigliato lo shampoo anti-pollution di Yves Rocher. Come super consigliato il balsamo al miglio ed avena 100% bio della linea PH Bio, che trovate in linea permanente da Lidl. Questo è un balsamo che a me piace un sacco. Spesso utilizzo, ecco, lo shampoo anti-pollution di Yves Rocher, poi vado ad utilizzare questo balsamo al miglio ed avena, un balsamo che non mi crea nodi, non mi appesantisce i capelli, mi dà un'ottima pettinabilità ai capelli, me li rende super lisci, me li sento nutriti, non me li sento appesantiti, non me li sento appiccicosi, non mi fa quell'effetto, quindi pesantezza, che i miei capelli già sono lunghi, se i balsami o le maschere mi fanno anche effetto pesantezza, è finita. Mi rende il capello pettinabile, cosa molto importante, perché ultimamente sto riscontrando che molti balsami, molte maschere mi creano molti nodi. Questo balsamo di PH Bio al miglio ed avena non mi crea nodi.
mi sento, ne basta poco perché devo dire la verità, appena lo metto, ne metto una noce, mi sento proprio i capelli più morbidi, ma proprio quasi nutriti. Di solito il balsamo tende a dare morbidezza e pettinabilità al capello, per il nutrimento serve magari la maschera. Invece vi posso dire che questo balsamo mi fa sentire anche i capelli nutriti, pur costando 3 euro lo trovate in linea permanente da Lidl, quindi se non l'avete provato vi invito a provarlo. Se non avete visto il mio video dove vi parlo di prodotti della Lidl, ve ne ho fatti 2 dove vi parlo dei prodotti cosmetici di Lidl, quindi shampoo, balsami, creme, bla bla bla, ve li lascio entrambi su nelle schede, andate a vederli. Poi vi voglio parlare anche di questo correttore che io amo, che non è bio, che è di Maybelline, che è il cancella età. So che è un correttore che è stato usato anni e anni, ma io ho scoperto solo da quest'estate. Come potete vedere è super utilizzato, di bio non ha niente, è un prodotto siliconico, ma mi piace un sacco perché mi pialla le occhiaie, me le copre, quindi anche se non è bio lo utilizzo. Tende a non infilarsi nelle rughette, a non far sembrare, a farmi venire fuori anche rughe che non ho, perché alcuni correttori ti fanno venire fuori anche rughe che non hai. Non è il caso di questo di Maybelline, di facilissima reperibilità, lo trovate intorno ai 10 euro, spesso viene messo in offerta anche da Acqua e Sapone o dalle varie profumerie, e quindi il cancella età ve lo super consiglio se non l'avete mai provato, anche se ne avete sentito parlare in tutti i luoghi, in tutti i laghi, ma io per esempio fino a quest'estate non l'avevo mai utilizzato. Vi voglio anche parlare di 2 tinte labbra. Una è questa che indosso, che è di Nabla, la Stronger. Bella, vero? Adoro Stronger, non si muove, potete mangiare, potete fare quello che volete, non secca. Per me cosa di fondamentale importanza, le tinte di Nabla non seccano. Spesso ci si confonde, si pensa a Nabla come brand bio, Nabla non è un brand bio, anche se viene venduto spessissimo dalle bioprofumerie e non dalle profumerie. Nabla, ribadisco, non è un brand bio. Le tinte non hanno un buon inci, i fondotinta non hanno buon inci, ma comunque i prodotti viso c'è qualcosa che, qualche prodotto che ha un inci accettabile o un buon inci, ma non è bio. Quindi cercate di capire che anche i fondotinta non lo sono, nonostante io li utilizzo perché mi piacciono. Utilizzo prodotti in Nabla pur non essendo prodotti bio, prodotti con buon inci. Questa tinta non secca le labbra, non me le va a screpolare, rimane su tutto il giorno anche se mangiate. Il colore lo amo, ha questo malva grigiastro, ha questo tono un po' grigiastro, questi nude che in questo periodo adoro, che non passano neanche inosservati perché sono belli intensi pur rimanendo dei nude. Io li utilizzo mattina, mezzogiorno e sera. Come un altro nude, questo costa intorno ai 13-14 euro la tinta di Nabla, ma adoro anche questa di Astra che costa solo 3 euro. Questa di Astra è la numero 6. Anche questa non secca le labbra, mi piace, è in questa colorazione che è un rosa malva, mentre questo è un colore molto molto freddo che tende al grigio, con un sottotono grigio quindi freddo. Questo è un malva tendente al rosa, dalla telecamera è più spiccato, ma vi posso dire che è un nude che rimane meno rosa di così, ma rimane più sul malva e comunque non secca assolutissimamente le labbra. Io lo reputo, questo di Astra, più un rossetto liquido, mentre questa di Nabla è una vera e propria tinta. Questo di Astra lo reputo più un rossetto liquido, che comunque se mangiate tende ad andare via, ma parliamo comunque di una tinta di 3 euro, quindi non è che possiamo, io me la porto dietro, se si leva me la metto e ciao, però veramente non mi secca, mi rimane su, se non mangio comunque non si sgretola. Alcune tinte tipo quelle di Wycon tendono a sgretolarsi, mille volte queste di Astra anziché quelle di Wycon, che addirittura si sgretolano e seccano e rendono le labbra in carta pecorite. Questa di Astra assolutissimamente no. Poi parliamo del mio profumo preferito del mese. Il mio profumo super preferito del mese è
questo profumo di Dior, che è il Dior Addict. Vediamo già il pack. Pack meraviglioso, veramente super super meraviglioso, che adoro. In questo blu, un profumo con una forte componente vanigliata, un profumo che all'interno ha fiori bianchi, profumo che è stato riformulato più e più e più più volte. Spesso mi viene detto: tu non conosci quello del passato, questo è proprio un'altra cosa. Il profumo è molto molto più meno opulento, è stato alleggerito tantissimo. Io non conosco la vecchia formulazione, ragazzi, quindi comunque cerco di parlarvi di questa che conosco io. Per me è meraviglioso, un sentore di fiori bianchi unico che mi inebria, che io utilizzo nel periodo invernale, un caldo abbraccio vanigliato sotto, quindi il connubio fiori bianchi e vaniglia, io lo adoro. Un profumo da un'ottima ottima persistenza, da un ottimo sillage, è un profumo bello persistente, vi dura tutto il giorno, chi vi è accanto lo sente. Se amate i profumi fioriti, vanigliati, caldi, inebrianti, non soffocanti, perché non è un profumo soffocante, dovete assolutissimamente provare Dior Addict. È un profumo elegante, molto molto elegante, che vi fa, che vi soddisfa quando lo indossate, che vi dà proprio quell'idea di calore, ma un calore di un floreale bianco, perché Dior Addict è un floreale bianco vanigliato. Il connubio, io adoro tantissimo i profumi con i fiori bianchi, sono i miei preferiti, ma adoro tantissimo anche i profumi vanigliati. La mia nota preferita, i miei profumi preferiti in assoluto sono i profumi vanigliati, quindi i gourmand. Questo non è un profumo gourmand, è un floreale vanigliato, un floreale bianco intenso, da un'ottima persistenza, da un ottimissimo sillage, con un'evoluzione molto interessante, perché riesce a emozionarvi per tutta la durata del profumo. E quindi, se non avete mai sentito Dior Addict, vi invito a sentirlo, ed è il mio super preferito di sempre, più che del periodo. Poi, per quanto riguarda i film, il mio film preferito di questo mese in realtà è Maleficent. L'ho visto al cinema, l'ho visto in 3D. Chi non mi segue su Instagram, male, molto male, anzi malissimo. Vi faccio vedere spesso i profumi, vi parlo magari se vado al cinema, vi faccio vedere le cose che compro in anteprima. Spesso magari le cose che vedete su Instagram qui non le vedete, per una questione di rapidità, per una questione che lì è molto più imminente, più d'impatto. Quindi magari, se non mi seguite, seguitemi anche lì su Instagram. Il mio film è Maleficent, l'ho visto in 3D, mi è piaciuto tantissimo, ma come mi era già piaciuto il primo di Maleficent. Una favola, ma una favola ben strutturata, che vi coinvolge. È piaciuta tanto anche a mio figlio. È un film che in realtà mio figlio non voleva vedere, ma che ho insistito io di vedere, che ha un meraviglioso finale, che ovviamente non vi svelo per chi non l'ha visto, anche perché nei cinema lo trovate ancora, non lo trovate in 3D, ma lo trovate insomma nella versione classica normale, e che ho adorato. La mia serie TV preferita, la mia serie preferita è Greenleaf, che è uscita su Netflix, la quarta stagione, è uscita da poche settimane, me la sono già vista tutta, non vedo l'ora che esce anche la quinta stagione. I Greenleaf, chi sono i Greenleaf? I Greenleaf sono una famiglia afro, una famiglia che è molto molto religiosa, dove accadono 7.714.000 cose, c'è sempre l'inghippo che farà andare quasi a rotoli questa famiglia, ma poi questa famiglia si riprende sempre. Ci sono sempre dei molto molto religiosa, il capofamiglia è un pastore, poi si aggiunge anche l'altra famiglia, si aggiunge anche l'altra figlia che aveva perso la fede ma che la ritrova, e quindi inizia a predicare anche lei. Vi consiglio assolutissimamente, se non avete visto questa serie TV,
TV, che è una delle mie preferite, quindi Griffith, di andarla a vedere, la trovate su Netflix. E niente, questi erano tutti i miei preferiti del periodo. Ditemi se volete vedere tutti i mesi questa tipologia di video. Prima ve la facevo, poi ho smesso di farla, ma ve la vorrei veramente rifare tutti i mesi. Ditemi se voi la preferite, se no quali sono i vostri preferiti, se volete vedere qualche video in particolare, se volete che vi faccio qualche recensione in particolare. Io vi saluto, vi ringrazio, seguitemi su Instagram, commentatemi, per me i commenti e le interazioni sono molto molto importanti. Vi saluto, vi ringrazio, vi mando un grosso bacio, ciao!